continuare a correre dopo il tormentato periodo di flessione per insidiare il primato e mantenere ancora intatto un sogno. Le nubi che si sono diradate hanno ripristinato il contatto visivo con la vetta e adesso per compiere la scalata serve aggrapparsi ad ogni punto in quello che si approssima ad essere il momento più decisivo del campionato. Dal capo i prati di Fiuggi, 19esima giornata di Serie D, Girone F, Atletico contro Chieti, un saluto da Francesco Mafera e Marco Daguanno. E si comincia, è iniziata Atletico Chieti, buon divertimento. Adesso si incarica della rimessa laterale Turzo, che va a lungo con le mani a cercare ancora Flores, che scambia di nuovo col 30, che si prende il fondo, lato corto, ancora il pallone arretrato, attenzione, Soi non arriva dall'altra parte, prova a coordinarsi. Pietrantonio che poi rimette in gioco con le mani il traversone, il colpo di tacco tentato. L'avversario prova anche adesso, non riesce a fermare. Poi attenzione al tiro e il gol, il grandissimo gol all'improvviso trovato dal giocatore del Chieti, che si è girato in modo fulmineo in area di rigore e ha freddato Meiri. Grandissimo gol. Poi apertura a sinistra verso Pietrantonio, che punta ancora l'avversario, va al traversone, ancora in area di rigore verso Orlando che si gira. Gran tiro e grande risposta questa volta di Meiri, che si fa trovare pronto evitando il raddoppio. Ancora all'indietro, poi parte un cross ancora Fabrizi in area di rigore, deve arretrare, poi il pallone dentro per Lombardi, posizione regolare, il piazzato, la risposta con i piedi di Meiri. Pallone all'indietro verso Chiacchia, il traversone verso l'autore del gol, poi prova a coordinarsi un giocatore del Chiacchia al limite dell'area, svirgolano più in più circostanze i giocatori di Romondini, poi il destro e qui Meiri compie un altro miracolo, con il destro ancora girata verso la porta che non inquadra lo specchio. Il cross stacca, stacco imperioso e miracolo di Meiri. Fischia l'arbitro e si riparte, si può riprendere, ecco il cross a rientrare sul primo palo, attenzione alla mischia, poi il destro e il pallone in rete, il 2-0 del Chieti qui al capo i prati, destro che, sul quale non ha potuto far nulla ancora Meiri, che dopo aver sventato più volte il pericolo, questa volta non è potuto arrivare sul pallone. Io verso Flores che passa senza fallo, ancora Flores dentro e Gallinari l'appoggia dentro, si riapre la partita al capo i prati, è 2-1 il gol di Gallinari. Il rinvio lungo, arbitro che controlla il cronometro e poi fischia tre volte, passa il Chieti al capo i prati per 2-1 con le reti nel primo tempo di Fabrizi e nella ripresa di Dimino, e poi il gol a riaprire i giochi nel finale a un quarto d'ora dalla fine di Gallinari, che fissa il punteggio sul definitivo 2-1 per Sportinoro. È tutto dal capo i prati, un saluto da Francesco Mafera e Marco Daguanno.